La Martorella è una fantasista. Di quale squadra fai parte? Toscana. Della Toscana, quindi dell'Ulivo. Dell'Ulivo, sì. Fai la domanda ad Alberto con la voce di un personaggio conosciuto, perché le fa tutte le voci. Senta Alberto, noi abbiamo lavorato insieme, vero? Si ricorda? Ti ricordi, anzi, solo Ceccioni, la Valeri. Senta un po', ti volevo chiedere, ma siccome sei appassionato di musica lirica, anche baudo come me, insomma, volevo sapere una cosa, ma perché non hai mai inciso un disco? Grazie, ti bacio tanto, ti ricordo sempre se Albertone è il nostro. Arrivederci. Non hai inciso un pezzo. Io ti rispondo come il compagnuccio della parrocchietta, perché era quell'epoca lì in cui la Valeri ne ho incisi tanti dei dischi io. Sì. Hai incisi tanti? E sei tu che ne hai comprati. Ale Spazio Eventi On Air. Ed eccoci qua rientrati e diamo il benvenuto a Gianna Martorella. Buonasera. Buonasera Gianna, buonasera. Benvenuta qui a Terza Pagina Magazine, in collegamento con noi Maria Antonietta Schiavina. Maria Antonietta. Sì, Maria Antonietta, ci sei? Maria Antonietta, ci sei? Allora, andiamo avanti. Gianna, eccoci qua, pronti, prego Nicolò. Ah bene, siamo cascati, oggi è il bello della diretta. Oggi c'è un ping pong. Ma è fantastico, veramente. Andiamo tempo, avanti noi, ricordiamo l'evento di giovedì, cioè, a questo punto improvvisiamo, come si vuol dire. Ricordiamo i panini, non so. Possiamo farci un panino. Ci facciamo. Ma a questo punto è fantastico, è meraviglioso avere qui tra noi. Eccoci, c'è Gianna... Mister Batte che sventola la bandiera bianca. Gianna Martorella dovrebbe essere nuovamente in linea. Sì, Maria Antonietta, ci siamo tutti quanti. Io pure, benissimo, ci siamo tutti, c'è anche Michele, c'è anche Gianna, eccoci. C'è Maria Antonietta Schiavina. Mi sento un po' lontani, però insomma. No, io non ti sentiamo benissimo, ti sentiamo benissimo. Bene. Maria Antonietta, ci sei? Prego, Maria Antonietta. Allora, Gianna Martorella, che per chi non lo sapesse, ma credo che tutti lo sappiano, è un'imitatrice, è stata un'imitatrice, ha lavorato moltissimo alla RAI, anche con Paolo Limiti, con Pippo Baudo, con un sacco di personaggi. E adesso ha lanciato da qualche anno una scuola, un'accademia in Toscana, Piombino, Accademia Le Muse. E niente, Gianna Martorella tra l'altro ha fatto un'imitazione bellissima di Franca Valeri, proprio in una trasmissione con Pippo Baudo, dove c'era anche Alberto Sordi. Mi piacerebbe che ci raccontasse questo aneddoto. Sì, volentieri. Guarda, praticamente la trasmissione era Gran Premio ed erano i lontani anni 90, 1990, e mi ricordo che c'era ospite Alberto Sordi e Baudo. Chiaramente ogni volta che c'era un ospite coinvolgeva un partecipante, un allievo, perché poi alla fine era un'accademia, quella l'Accademia dello Spettacolo, eravamo tutti un po' agli inizi, e coinvolgeva per fare delle domande all'ospite di turno. E quella volta si rivolse a me e mi disse: Gianna, facciamo una bella cosa con Alberto, visto che tu sei una fantasista. Lui non mi ha mai chiamato imitatrice, Baudo mi chiamava fantasista, quindi è una cosa ancora più bella, posso dire. E allora in quell'occasione, visto che Alberto Sordi aveva lavorato con la Franca Valeri, eccetera, feci questa piccola imitazione, ma insomma la cosa bella e importante per me fu avere la possibilità di parlare, di interagire con Alberto Sordi, che veramente fu un'emozione grandissima. E poi anche la cosa è stata carina, insomma, ora non ricordo esattamente, però parlai di un disco, di una canzone che lui non aveva mai inciso, facendo l'imitazione. Senti un po', Alberto, ma te non hai mai inciso una canzone? E allora lui mi disse: no, sei te che non hai comprata. Tipo quei compagnucci della parrucchietta, e fu, insomma, fu molto molto carina. Per me è un'esperienza indimenticabile proprio per quello. Comunque, Maria Antonietta, insomma, tu lo sai quante cose abbiamo fatto insieme, e tante soddisfazioni, insomma. Poi nel mio lavoro ne ho avute tante, con tanti personaggi
famosi che, con i quali ho lavorato, da Raffaella Carrà, da Paolo Limiti, l'ultimo, diciamo, nell'ordine, perché poi fino al 2002 ho lavorato in televisione e poi mi sono un po' ritirata perché ho avuto una figlia, eccetera. E vabbè, insomma, sono tante le cose da dire. E Gianna... Ecco, Gianna Martorella ha lanciato una ragazzina che ha vinto Sanremo Giovani e che adesso parteciperà come, proprio come interprete, a una fiction che ci sarà tra pochissimo, vero Gianna? Sì, Tecla. Tecla Insolia. Tecla Insolia. Lei ha girato Vita in fuga, dove interpreta la figlia, una dei quattro protagonisti, la figlia di Anna Valle, e adesso dovrebbe andare in onda, si spera, veramente ora il palinsesto dovrebbe essere quello di novembre, metà novembre o anche prima, su Rai 1, questa bella fiction che hanno girato già da un anno, poi l'hanno rimandata diverse volte, adesso dovrebbe essere il grande momento. Sì, Tecla è anche cantante, è molto eclettica, è un'artista completa, ha fatto Sanremo Giovani, è arrivata praticamente al secondo posto con Leo Gassman, e ora sta facendo questa, sta anche girando due film, quindi sta lavorando molto, molto, e sono contenta perché anche questa è una bella soddisfazione. Molto giovane, si è formata da me in accademia, come si stanno formando tanti ragazzini promettenti. Ecco, a questo proposito, Gianna, mi faceva piacere proprio sottolineare questo aspetto peculiare oggi del tuo fare arte, cioè la formazione. Tu stai formando e stai informando tanti, tanti giovani su che cosa significa entrare nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto entrare in contatto con loro stessi, con le proprie arte. Sì. Ecco, sì. Mi farebbe piacere che ci raccontassi proprio questo. Ma guarda, per me è un'evoluzione del mio lavoro, credo che non avrei potuto fare altro che questo una volta fermatami dal fare le imitazioni, cioè per me è proprio un prolungamento di tutto quello che ho fatto, quindi dare a questi ragazzi le informazioni, come hai detto tu, giuste per entrare e per restarci poi eventualmente in questo mondo molto particolare e molto difficile, cercando di mettere a frutto un po' quelli che sono stati anche i miei errori, i miei sbagli, che sono stati tanti, devo dire, e quindi cercando di trasmettere a loro quello che è stato, sono state le mie esperienze al positivo, e sperando, perché poi alla fine, come si sa, no? Alla fine loro devono comunque fare le loro esperienze, magari sbaglieranno nello stesso modo, magari non si ascolteranno, poi diranno però avevi ragione, ma quantomeno io ci ho provato a dire e a far capire loro quello che dovrebbero e dovremmo fare, e io avrei dovuto fare a suo tempo e tante cose, no? Quindi essere sempre attivi, entrare nelle situazioni, perché a volte non è il talento che paga, ma è la situazione giusta, il momento giusto, la persona giusta, le occasioni. Ci possono essere dei talenti bravissimi ma che stanno a casa a guardare il soffitto, e magari persone meno talentuose, meno brave, che però hanno trovato la persona giusta che ha detto: ah, ecco, tu sei brava per questa cosa, sei adattissima, e magari ce n'era una anche migliore, questo si sa, no? Quindi noi cerchiamo di dare delle informazioni anche per quanto riguarda la formazione e la preparazione, quindi con docenti anche d'eccezione, perché le lezioni di canto vengono fatte dal maestro Pitteri, dal maestro Campagnoli, da Marco Vito e da tanti altri, quelle di recitazione da registi come Massimiliano Bruno, Lino Guanciale, bravissimo attore ma superlativo nell'insegnamento, quindi che non sono soltanto nomi famosi, e quindi diciamo noi ci piace avere nella nostra accademia questi nomi, ma sono soprattutto dei bravi insegnanti che riescono a trasmettere il loro sapere, che è fondamentale, perché non tutti riescono a comunicare. Quindi io scelgo poi alla fine tra i docenti che formano questi ragazzi quelle persone in grado di veramente dare e generosamente anche le loro informazioni, il loro sapere e la loro preparazione. Quindi questo per me è fondamentale, perché al giorno d'oggi, se non sei pronto ad affrontare questo mondo dell'arte, è molto molto difficile tutto quanto. Ai miei tempi era un pochino più facile, non ho fatto scuole, sono un autodidatta, chiaramente poi le imitazioni per forza devi essere autodidatta, perché non c'è
nessuna scuola che ti formi. Però oggi è talmente tutto veloce, frenetico, per cui ti dimentichi quello che hai visto la sera prima, già ce n'è un altro il giorno dopo. Per cui ecco, Tecla, per concludere un po' tutto il discorso, rappresenta un po' quello che io vado a fare e vorrei ottenere con i ragazzi, cioè una formazione a 360 gradi, perché loro devono essere artisti completi, cioè il cantante e basta non funziona più, l'attore e basta nemmeno. Quindi se uno riesce a fare un po' tutto adesso, in questo momento storico particolare, forse ha una marcia in più. Io ringrazio veramente di cuore Gianna Martorella e Maria Antonietta Scavina, veramente di cuore, per questo intervento, e grazie, ci siamo riusciti, grazie veramente di cuore, abbiamo fatto l'intro con la storica imitazione, è stata fantastica, è stata veramente fantastica. Gianna, io ti strappo una promessa, ritornerei con te con Maria Antonietta prossimamente per entrare anche nel club di Alberto. Molto volentieri. Grande, certo, grande a Gianna Martorella di essere stata qui con noi a Terza Pagina Magazine. Grazie a Maria Antonietta, poi noi ci sentiamo grazie, delle quinte. Grazie, ciao e Gianna. A presto. Ci vediamo presto. Ciao, presto. Ciao, grazie ancora. Ciao, ciao, ciao. A presto. A presto.